L'Egitto era pieno di israeliti. Il nuovo faraone temeva che potessero diventare troppo potenti. Li rese quindi schiavi e li trattò molto male. Il faraone ordinò che tutti i bambini israeliti maschi fossero uccisi. Una donna mise il proprio bambino in una cesta e lo nascose sulla riva del fiume. Sua sorella lo sorvegliava. La figlia del faraone stava facendo il bagno nel fiume. Trovò il bambino e decise di tenerlo. Sua sorella offrì l'aiuto della loro madre per prendersene cura. La figlia del faraone lo chiamò Mosè. Mosè crebbe. Un giorno vide un egiziano che picchiava un israelita. Allora Mosè uccise l'egiziano. Poi fuggì a Madian e divenne un pastore per 40 anni. Mosè stava sorvegliando le sue pecore sul monte Horeb. La voce di Dio parlò da un cespuglio in fiamme. Il mio popolo sta soffrendo, Mosè. Ho scelto te per liberarlo. Non posso, gridò Mosè. Ti aiuterò, promise Dio. Butta a terra il tuo bastone. Mosè lo fece. Quel bastone divenne un serpente. Quando lo riprese, tornò ad essere un bastone. Metti la mano sotto il tuo mantello, disse Dio. Mosè lo fece. Poi la guardò. Era coperta da lebbra. Quando lo fece di nuovo, era guarita. Mostralo al faraone, disse Dio. Non sono bravo a parlare, disse Mosè. Ti darò le parole, rispose Dio. Tuo fratello Aronne può aiutarti. Allora Mosè andò a dire al faraone di lasciare liberi gli israeliti.